Una volta si parlava di servizi deviati. Servizi deviati si intende i servizi segreti deviati, c'erano dei pezzi dei servizi segreti italiani che tramavano, erano diventati un potere occulto. Cosa fece lo Stato? Intervenne, li sciolse. Il SIFAR si chiamava così quando ero ragazzino. Il servizio segreto fu sciolto, fu trasformato in SID. Poi si scoprì che anche nel SID c'erano i servizi segreti deviati, furono sciolti. Noi oggi ci troviamo di fronte a un pezzo di magistratura che è un pezzo di magistratura deviata e sappiamo che questo pezzo di magistratura è il pezzo di comando della magistratura e quindi che agisce e fa azioni di sopraffazione sulla parte sana anche della magistratura. Non è che lo sappiamo in modo generico, lo sappiamo in modo concreto. È uscito un libro di Luca Palamara in libreria da 2 giorni. Che ci spiega tutte queste cose. Luca Palamara è un ex magistrato molto importante, è stato il capo dell'Associazione dei Magistrati dell'ANM, è stato uno dei capi del CSM, cioè del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'organismo che controlla e dovrebbe governare la magistratura, è stato un PM importante, poi è stato cacciato dalla magistratura. Perché? Perché è stata fatta un'inchiesta su di lui, c'è ancora un'inchiesta su di lui, sono state fatte delle intercettazioni. Queste intercettazioni in parte sono state rese pubbliche, in parte no, in parte sono state mandate al CSM, in parte no. Insomma, comunque lui ora ha scritto un libro e ha raccontato non tutto, ma una parte delle cose che sa. Ci ha descritto la magistratura come un potere occulto e illegale, anzi come il potere dei poteri. C'è un brano del libro, anche abbastanza nelle prime pagine, in cui spiega molto bene, dice, se c'è un procuratore della Repubblica bravo, che ha con sé un paio di aggiunti e un paio di sostituti, anche loro svegli, e che controlla un ufficiale di polizia, che sa lavorare sul campo e che ha dei contatti seri con i servizi segreti, se controlla un giudice, magari anche lo frequenta a casa personalmente, se c'è un paio di giornalisti nazionali importanti che possono scrivere quello che lui vuole, dice Palamara, questo gruppetto, questa squadra ha un potere superiore a quello del primo ministro, del governo e del Parlamento. Cioè ha descritto una situazione di assoluta illegalità e di potere occulto, illegale, in violazione delle leggi, in violazione della Costituzione, che però diciamo, dilaga e che modifica, ferisce profondamente la democrazia e ferisce la vita di molte persone, decide i destini politici, spesso decide l'orientamento delle giunte locali, l'orientamento del Parlamento, l'orientamento del governo, la vita personale di molti di noi. Questa è la situazione. Voi forse conoscete, i più anziani ricordano il grande scandalo della P2, la loggia massonica di Licio Gelli fu trovata a Villa Wanda nella casa di questo Licio Gelli, che era un vecchio capo massone, la lista di tutti gli aderenti, c'erano molti politici, molti ufficiali di polizia, molti magistrati. Fu uno scandalo pazzesco, cadde un governo, si decide se per la prima volta che non potevano essere più i democristiani a vedere il primo ministro e ci fu il primo ministro per la prima volta, un primo ministro laico, fu Spadolini, intervenne il Presidente della Repubblica, che era Pertini, fu istituita una commissione d'inchiesta parlamentare che lavorò per anni, la famosa commissione Anselmi, e indagò. Ora, era un fatto molto meno grave perché era un fatto privato, non era un corpo dello Stato che si faceva protagonista dell'eversione o del tentativo di eversione nel caso di Gelli che non ebbe molte conseguenze. Qui invece si tratta di un tentativo riuscito, direi, di eversione ad opera di un corpo dello Stato. Ma è possibile che nessuno reagisca? È possibile che non si istituisca una commissione parlamentare d'inchiesta, quantomeno, cioè che il Parlamento abbia almeno la dignità di dire esisto anch'io, posso fare le cose per le quali sono stato eletto o è proibito e decidere solo il partito dei PM? Possibile che questo non succeda? È possibile che tutto il sistema dell'informazione sia prostrato
ai servizi deviati della magistratura.